Così fa anche agli uomini e anche a quello che voleva dire Antonello. Posso chiederti che l'uomo di ieri sera, secondo te, è Vucinic o non so, oppure te ne chiedo un paio, ecco. Perché io aggiungo anche Vidal, oltre ai nomi, perché è veramente incredibile, lo buttano su 30 volte, risale, toglie palla. Claudio, tu chi, sì, chi punteresti? Sì, vabbè, spendo l'ultima parola perché è una delle ultime sulla storia della Juventus, che è Del Piero, perché insomma, uno che finisce la sua carriera di ventennale nella stessa squadra, cosa che è diventata merce assolutamente rara, se non quasi improbabile, che non gioca praticamente mai se non la Coppa Italia e si fa trovare pronto e quindi dimostra di essere un gran professionista, ti fa quel tipo di gol lì, quindi di grande classe. Una parola per lui, innanzitutto la spesa. Dopodiché l'uomo per idea è Vucinic, perché come al solito in una squadra dove in 5 a rotazione avevano sbagliato dei gol già fatti, se non ci pensava lui con quel gol da 30 metri era ancora lì a cercarlo. E non solo il gol, direi, perché ieri veramente è stato pazzesco, secondo me. Ha rischiato 10 volte di mettere l'uomo, anche la palla che dà Giaccherini è sconvolgente, là in mezzo a tutti. Lui non è sai cos'è? Sembra quasi diventato, dicevate voi prima giustamente, paragonando anche a quello che era stato il Vucinic della Roma, sembra quasi che il gol bello col cucchiaio eccetera che ha fatto a Bologna gli ha cambiato improvvisamente la stagione, l'ha trasformato in un altro giocatore, perché fino a quel gol lì sì, al di là dei gol pochi e degli assist, qualcuno ne ha fatto, erano 4, era un giocatore che era più uno che ti indispettiva, insomma, piuttosto, no? Che uno da poi Bologna, tra l'altro, ha fatto quel gol in una partita negativissima per lui, perché era imponente. Quindi è stata una perla con prima e dopo una prestazione direi alquanto scialba. Io volevo invece un attimo così porre l'accento su un'altra cosa, su Ibrahimovic. Il Milan si è lamentato tanto della famosa squalifica di Ibrahimovic, poi guarda caso l'unica volta che segna la Juventus è quando Ibrahimovic non c'è in campo e segna anche due gol, di cui uno tra l'altro molto bello, proprio del suo sostituto Maxi Lopez. No, ma lui oramai è più che un teorema, lui è una garanzia da questo punto di vista, Caso, campionato, allora la Juve vince quest'anno, stravince prendendoli a pallate a quelli del Milan, in campionato e in Coppa Italia all'andata, senza? Quando c'è lui? Bravissimo. Pareggia, quasi perde, e perde nei 90 pareggia, viceversa. Ma ti dico di più che lui, quando giocava anche nell'Inter e gli anni prima, io di gol di Ibrahimovic alla Juventus mi ricordo un solo gol, tra l'altro di una sconfitta del Milan già sul 2-0 per la Juventus. Sì, era, però l'ha fatto perché non c'era Chiellini, abbiamo finito con Pepe del Neri. Le volte che ha giocato contro Chiellini lui non ha visto palla. Esatto, ma io so, guarda, vi posso dire questo, che senza fare nomi, che qualche difensore della Juventus mi ha detto proprio una cosa del genere, cioè l'ha detta a una persona, me l'ha riferita, mettiamola così, che Ibrahimovic ha una sorta di incuto un timore reverenziale nei difensori delle piccole squadre, perché dice quando lo marchiamo noi, dice, non è che fa queste prestazioni pazzesche, quindi questo perché hanno hanno un punto di riferimento, hai capito? Chiellini spesso e volentieri dice questa cosa, ma giustamente, perché Chiellini è un marcatore molto, molto grosso, molto forte fisicamente, molto ruvido, specialmente in area, e quindi con lui si trova un altro armadio, un punto di riferimento, quindi riesce meglio, paradossalmente, perché sembra un'eresia, perché Ibrahimovic è comunque un gran calciatore, no? Nessuno sta a discuterlo, però paradossalmente per uno come Chiellini è meglio avere di fronte uno come lui che un patto che, o un Robinho che non ti dà punti di riferimento. Però anche in Coppa, dove lui non incide mai, è lo stesso, cioè con le grandi squadre purtroppo Ibrahimovic è utilissimo per vincere i campionati, non a caso ne ha vinti uno e tra l'altro da 10 anni praticamente, però lui tutte le partite con le squadrette è decisivo, nelle partite importanti raramente purtroppo è decisivo. Allora io che non ha ancora imparato la musichetta, non sa lo spartito lui, ma poi è vero che nelle partite delle squadrette spessissimo sta da solo all'altezza del dischetto, l'avete presente, con tutti i giocatori fuori dall'area che aspettano che lui batta qualcosa, non so, c'è questa cosa pazzesca che gli capita spessissimo, tra l'altro nelle tipo Palermo-Milan di... tipo Palermo-Milan con succede spesso sta cosa, che c'è lui che si mette sul dischetto, piazza la palla là con le mani, tra l'altro che non so neanche che si possa fare o meno, tutti gli avversari se ne vanno, e questo era capitato già 7-8 volte quest'anno, e allora lì segna da là, la sua abilità chissà come, segna da là, va bene. Ma chi è, senti Claudio, tu levaci questo dubbio che ci affligge da molte settimane, chi è il rigorista della Juventus? A capirlo. Il rigorista della Juventus è Del Piero, ma non gioca mai. E quindi, no. Sì, in teoria sarebbe lui. Vabbè, però, ma
no, però degli undici poi, no, ma ascolta, ma è un problema che non si pone, perché tanti rigori non si vedranno, quindi che te frega, era quello proprio una provocazione di Antonello, che su questo, senti, insomma, un'altra piccola provocazione la posso fare a Claudio. È scatenato. Sono di buon umore. Allora io so che hanno assegnato l'Europa League del 2014 allo Juventus Stadium, no? Sì. La finale di Europa League. Allora, secondo te la giocheranno in uno stadio praticamente ridotto in pezzi per il famoso crollo preannunciato da Guariniello, oppure lo stadio starà ancora in piedi nel 2014 e allora qualcuno aveva scritto delle cavolate? No, secondo me lo giocheranno in quello, perché se tanto mille tanto è andato in prescrizione. Quindi anche se cade. Ora del 14. Eh sì, sarà passato del tempo, insomma. Sarà un crollo prescritto, secondo me. Prescritto il crollo. No, perché è un crollo teorico, c'è scritto sul documento dei magistrati di Ami, sì. C'è scritto pericolo teorico di crollo. Sì, ma guarda che tu sei poco da farlo spiritoso, perché siamo soltanto all'inizio. Cosa pensi che siano finite le cose? Adesso vengono fuori delle altre, ti preoccupare. Prova ad azzardarti ad avvicinarti di un paio di punti alla testa della classifica per avere campionato, per venire e fai qualcos'altro. Certo, poi qualche altro finisce il calcio nello scandalo scommesse, secondo la Gazzetta dello Sport, poi però due giorni dopo smentiscono e così via, no? Esatto, e tipo Bonucci, il giocatore della Juventus, che in realtà era al Bari, queste cose qua. Esatto, è vero, abbiamo in mente chi. Bonucci coinvolto, forse lo scandalo, il giocatore della Juve, no, veramente era al Bari, però fai niente. All'epoca dei fatti era certamente al Bari. Come Cannavaro e il Neoton ai tempi del Parma. Esatto. Poi un'altra notizia divertente la settimana, sempre per fare un breviario delle cose. Sì. Divertente la notizia di Zeman Junior, allenatore del Fano, dove gioca Mancini Junior, e tu pensa alle lagne che faranno questa, c'è l'arbitro che fa arbitrare il Fano, una lagna continua sarà dal giocatore. Vabbè, comunque vi vedo belli pimpanti non vi siete resi conto che gliene avete rubate 3 su 4 quest'anno al Milan, perché siete così allegri? È per quello, siamo allegri, ecco la parola. No, perché oggi un milanista, no, perché sappi, caro Zamp e caro Angeline, che oggi un milanista, ma se era serio, è venuto allo scontro del Bari, perché mi ha detto, hai rotto le scatole, era Suma. Era Suma? No, era un tifoso, proprio tifoso normale, no? Mi ha detto, meno male che non giochiamo più contro di voi, perché su 4 volte ve le avete rubate 3, meno male che non giochiamo più contro di voi, gli ha detto, scusa, però non no, aspetta, perché il teorema è interessante, perché ormai sono diventati peggio dei loro cugini questi qua, cioè inventano le cose. Sì. Io ho detto, scusa, secondo me non ce n'è neanche una, però se me ne vuoi elencare così almeno mi faccio una cultura. Beh, ovviamente la madre di tutti gli scandali è il famoso gol di Montari. Perché quello che è successo dopo non esiste, vabbè, comunque è il gol di Montari, no? Dico, le altre due quale sarebbero? Beh, ieri sera. Io ho detto, scusa, ma ieri sera cosa abbiamo rubato? E beh, dice, il gol di Del Piero è regolare, l'hanno visto tutti, che ha toccato con la mano. Ma no, detto, veramente poi non risulta neanche nelle moviole dei vostri giornali di riferimento, però fa niente. E poi attenzione, cosa più bella, perché loro seguono pedissequamente quello che dicono gli organi di stampa, loro amici, nonché i loro dirigenti e allenatori, che non si lamentano mai con gli arbitri, salvo di sfruttarli durante la partita, nell'intervallo. Ha detto, no, poi a 8 minuti dalla fine andava espulso Vidal. Sai come cambiava la partita? Gli ho detto, beh, fa niente, magari se buttava fuori Aquilani dopo 35 minuti cambiava prima, però. No, è la terza più terza, forte, sì. È la gara di andata di Coppa Italia. E perché, che è successo là? Perché c'è lì? Io sono trasecolato per un secondo, ho detto, passi tutto, no? Perché io, vabbè, posso non essere d'accordo, ma posso sapere quali sono i casi di ieri sera. Dico, ma nella gara di andata cos'è successo? Che non è successo niente. Come non è successo niente? Gol regolare annullato Ibrahimovic. Ma qual è? Qual è? Quando gli arriva dal centrocampo una fucilata in area, lui la butta giù con la mano per fermarla, se no la poteva fermare, perché è morta, gioco fermo. Certo. Partita rubata per gol regolare. È male. Partita rubata, e poi gli ho detto, scusa, a parte questa che è una fesseria che stai dicendo, ti ricordi che andava espulso Ambrosino? No. No, non è mai successa questa cosa. E quindi, ragazzi, amen. Oramai siamo ridotti a parlare tra di noi, non c'è da fare. Comunque io sì, Antonello, vai.
No, un altro argomento volevo lanciare, così sì, ci facciamo qualche altra risata. Io ho lanciato questo, riprendendo quello che diceva Xavier Jacobelli proprio sul blog di Radio Radio, e l'ho detto anche in radio varie volte, ma io l'ho ripresa come un mio desiderio forte, proprio mio, un'ambizione che succeda questo. Io vorrei Zeman all'Inter, perché così penso che se Zeman e l'Inter in questa catarsi, questo mescolarsi di onestà infernale, infernale, onestà paradisiaca, di essere più puliti di tutti, di essere contro i poteri forti, no, eccetera eccetera, uno, come diceva Massimo quella cosa, uno che non le manda a dire, come era la storia, Massimo, tu che la ricordi bene, quella, quali, leggevo quali, una quali, volta che... dai, tu me lo citavi sempre, un articolo che diceva Zeman, uno che sulla sentenza Giraudo, Zeman, che diceva Giraudo Zeman? Dice una cosa del genere, dice uno coraggioso un uomo coraggioso che non le manda mai dire a nessuno, che si è sempre schierato contro i poteri forti. Cioè, ecco, che ne pensate se ci fosse l'anno prossimo questo bellissimo, cioè la Juventus con Conte e dall'altra parte l'Inter con Zeman? Sì, beh, sarebbe bella la competizione. Sono il secondo firmatario della tua petizione, Antonello Calcola. Dopo di la conferenza stampa pre-match me la immagino, sarebbe di questo tipo: a Conte gli dici buongiorno e ti fa una conferenza da solo per 40 minuti, e dall'altra parte devi fare 280 domande per avere dei mugugni. Sì, dei mugugni, però che dicono. Nelle pause. Che avanzano sospetti, alimentano veleni, questo è il bello.